È 1-1 tra Baveno e Omegna nel derby che torna dopo qualche anno di assenza. Reti nella ripresa in una partita corretta, anche se la squadra di casa la chiude in 10 uomini per l'espulsione di Di Leva in occasione del rigore che porta l'Omegna al pareggio. Al 28esimo, azione manovrata del Baveno con la palla che viene crossata da Danzo sul secondo palo, dove Sar di testa gioca di sponda per Ceschi, che sempre di testa colpisce la traversa in quella che è la più ghiotta occasione da rete della prima mezz'ora di un derby che rimane sullo 0-0. Fioccano le occasioni per il Baveno e al 22esimo Danzo crossa per la testa di Sar che manda alto. Sembra stregata la porta rossonera per i ragazzi di Ivan Sottini, ma al 27esimo ci pensa Moreno Ceschi a sbloccare il risultato. Ceschi prende palla, avanza e lascia partire un sinistro che si infila nell'angolino e sul quale Borella nulla può. L'Omegna non alza bandiera bianca e al 36esimo Tinaglia serve nello spazio Viscomi, che sorprende la retroguardia bianco-blu, apre il destro, supera Sotta ma viene fermato dal palo. Due minuti dopo Proni si destreggia in area, poi calcia verso la porta con Di Leva che respinge secondo l'arbitro con un braccio. Rosso per il giocatore del Baveno, rigore per l'Omegna e Marra dagli 11 metri trasforma. Al 39esimo Ottina prova a sorprendere Sotta da lontano con la palla che sorvola di poco la traversa. Torna ad attaccare il Baveno e al 43esimo una girata di Sar si stampa sulla traversa, anche se l'azione era ferma per fuorigioco dello stesso bomber del Baveno. Entrambe provano a vincere, il risultato non cambia e il risultato finale è 1-1.